questo tremolio? Mamma, papà, che succede? Ma dove sono? Che posto è questo? Perché qui ci sono delle mie foto? Ma non sto capendo. Vabbè, chiamiamo Luca, vediamo che dici. Non puoi capire cosa mi è successo oggi. Dimmi. Mentre giocavo alla play, ho sentito un forte vortice come avvolgermi. Mi sono improvvisamente ritrovato in una casa estranea, dove ci sono tutte le mie foto. Non so davvero cosa dirti. Giuseppe, ma cosa stai dicendo? Sei impazzito? No, Lu, ma cosa? Hai dormito bene questa notte? Quella è la tua casa universitaria. Ma che stai dicendo, università? Luca, mi pare che tu non abbia dormito bene. Facciamo il quarto superiore. Vabbè, Giuseppe, ci sentiamo dopo per altri scarsi. Adesso devo andare a lezione. Gennaio 2025. Buongiorno, parlo con Giuseppe Bianchi? Sì, sono io, come posso aiutarlo? Perfetto, io sono Maria Chiara, dirigente della multinazionale che progetta app e siti web su ogni piattaforma digitale. Abbiamo letto il suo curriculum e crediamo che lei sia la persona perfetta per il lavoro che le stiamo offrendo. Se accetta subito, domani può venire ed iniziare. Giuseppe, in preda al panico, non ha minimamente idea di cosa fare, così agisce d'istinto e... Va bene, accetto. In seguito Giuseppe decide di chiamare i suoi genitori e qualche suo amico per comunicargli quanto accaduto. Durante la chiamata con i propri genitori, però, la madre gli fa una raccomandazione ben precisa. Non focalizzarsi troppo sul lavoro, ma mediare tra lavoro, amici e famiglia, affinché sia davvero felice. Il giorno seguente Giuseppe arriva al lavoro, dove gli viene richiesto immediatamente di iniziare a svolgere un importante compito che dovrà portare a termine entro un mese. Benvenuto Giuseppe, questo è il tuo nuovo ufficio. Dovrai lavorare al nuovo videogioco interattivo per la PlayStation. Per farlo avrai solo un mese di tempo, altrimenti il tuo lavoro sarà ceduto a qualche altro. Giuseppe inizia ad agitarsi, trovandosi di fronte a un bivio, ma viene aiutato da un essere particolare, la sua coscienza. Rifletti bene, questo lavoro è troppo importante per te. Se decidessi di rifiutare, non avrai mai il successo che speri di raggiungere. Mentre al contrario, se accetterai tutto cambierebbe in meglio, perché questo lavoro ti garantirà sicuramente fama, soldi e felicità. La coscienza di Giuseppe lo persuade così tanto da... E va bene, accetto, mi metto subito al lavoro. Dopo aver accettato la dura sfida, Giuseppe passa i giorni seguenti lavorando faticosamente ed intensamente, giorno e notte, non avendo neanche più un attimo di pausa. Pronto, mamma? No, no, guarda, non ci sono domenica a pranzo, devo lavorare. Ciao. Pranzava e lavorava, cenava e lavorava. Quando la sera del 14 febbraio squillò il suo cellulare. Ciao Giuseppe, non ci crederei mai, ma oggi mi sono operato d'urgenza al femore. So che sei molto impegnato, ma mica mi potresti portare il computer e alcuni vestiti? Giuseppe viene messo di fronte ad una terza scelta dal suo migliore amico, ovvero quella di rifiutare o accettare quanto richiesto da Luca. La sua coscienza decide di intervenire ancora una volta e... Ricordati che il tempo sta per finire e tu non ancora arrivi a metà progetto, quindi sai già cosa fare. Per la fama questo è d'altro, no? Purtroppo Giuseppe non è in grado di ragionare lucidamente, è così? Guarda Luca, davvero, ultimamente non mangio e non dormo nemmeno per il lavoro, mi dispiace molto, ti devo attaccare. Ciao. È trascorso un mese dal giorno in cui ricevette quella chiamata. Oggi deve consegnare il suo progetto ma è incompleto. Giuseppe però si presenta ugualmente al lavoro chiedendo altro tempo.
Al lavoro prova a scusarsi, ma tutto risulta vano. Torna insoddisfatto a casa, non avendo ottenuto nulla di quanto sperava. La vita di Giuseppe in meno di un mese si è completamente trasformata. Dall'essere un ragazzo tranquillo, perspicace e sempre disponibile, è diventato irriverente, egoista e superbo. Tuttavia, il suo atteggiamento superficiale ha generato un'ombra nella sua vita che l'ha fatto chiudere in se stesso, provocandogli un totale caos mentale, a seguito del duro lavoro scelto, che l'ha portato a perdere tutti i suoi più cari amici e persino i suoi familiari. Giuseppe non riesce a concepire il motivo di quanto accaduto e, chiuso nella sua bolla di solitudine, comprende che le scelte fatte sono state indubbiamente sbagliate, non avendo ascoltato nemmeno il consiglio della madre. Più che successo e ricchezza, ha ottenuto afflizione e caos. Così, tormentato dai suoi sbagli, si dispera, capendo che avrebbe potuto essere davvero felice se solo avesse intrapreso le scelte più giuste. Però inizia a sentire lo stesso tremolio proveniente dalla televisione che lo ha catapultato nel futuro. Allora Giuseppe prova ad alzarsi, avvicinarsi ad essa e... Cosa mi è successo? Così prende il telefono per controllare l'orario e la data. 20 gennaio 2021. Per fortuna era tutto un sogno. Prendere le decisioni giuste è fondamentale per dare una direzione e un senso alla nostra vita, non sfociando nel caos. A volte può essere molto difficile fare la scelta giusta e ci si lascia facilmente assalire da mille dubbi che ci ostacolano il processo di decisione. Molto spesso, infatti, i conflitti interni e i giudizi che provengono dall'esterno impediscono di vedere chiaramente la strada da perseguire. La vita dell'essere umano è connotata dalla possibilità di scegliere. Sin da quando ci svegliamo la mattina abbiamo la possibilità di scegliere, ad esempio se fare la colazione o meno, cosa indossare per andare al lavoro o a scuola. Ogni attimo è il frutto di una nostra decisione e noi siamo il risultato delle decisioni prese nel corso del tempo. Ora andremo a spiegare ciò che abbiamo inscenato, ovvero l'effetto farfalla e le conseguenze che esso provoca. Ogni giorno compiamo azioni e prendiamo decisioni le quali possono, senza rendercene conto, influire sul nostro destino. Immaginiamo ad esempio essere soliti andare al lavoro in treno. Un giorno perdiamo il treno e siamo costretti a prendere quello dopo. Arriviamo al lavoro e veniamo licenziati per il ritardo commesso. Su quel treno però abbiamo conosciuto la donna o l'uomo della nostra vita. Se non avessimo perso il treno non saremmo stati licenziati, però non avremmo nemmeno preso il treno che avrebbe fatto conoscerci la compagna o il compagno della nostra vita. Ora questo è uno scenario ingigantito ovviamente, ma è proprio così però che agisce la teoria del caos o effetto farfalla. Il primo a parlarne fu il fisico Edward Lorenz durante la conferenza del 1972, il quale disse queste parole: «Il battito delle ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado in Texas». Da qui prende appunto il nome della teoria effetto farfalla. Tale citazione ovviamente non va presa alla lettera, in quanto l'energia necessaria per scatenare un tornado è ovviamente estremamente maggiore di quella generata dal battito delle ali di una farfalla. Ma il fisico vuole sottolineare come un piccolo gesto di rilevante importanza può provocare un susseguirsi di eventi a catena, fino a generarne uno di maggiore grandezza. Applicato alla fisica, Turing lo spiegava in questo modo: lo spostamento di un singolo elettrone per un miliardesimo di centimetro a un momento dato potrebbe significare la differenza tra due avvenimenti molto diversi, come l'uccisione di un uomo un anno dopo a causa di una valanga, oppure la sua salvezza. Alla base di tutto, quindi, vuole indicare come da un'azione svolta o non svolta può provocarsi un futuro del tutto diverso e imprevedibile.
Il termine caos in questa teoria non sta ad indicare quindi confusione o disordine, bensì un ordine, ma un ordine talmente complesso da non riuscire ad essere compreso. Ora vi mostreremo un esempio di effetto farfalla appartenente alla nostra quotidianità e su cui tutti dovremmo essere informati. Un esempio evidente di come le scelte sbagliate dell'essere umano hanno comportato delle conseguenze dannose per i vari ecosistemi, primo fra tutti quello marino, è l'utilizzo spropositato della plastica. I rifiuti plastici in mare danno origine alle microplastiche, ossia frammenti di dimensioni minori di 5 mm che si distribuiscono sulla superficie del mare, lungo tutta la colonna d'acqua e sul fondo. Per monitorarle si usano delle reti particolari, dette manta, che come il pesce omonimo mantengono la bocca aperta in superficie per filtrare l'acqua. È stata certificata per la prima volta la presenza di microplastica all'interno della placenta umana. Sono state analizzate le placente di 6 donne sane tra i 18 e i 40 anni con gravidanze normali e lì sono stati trovati 12 frammenti di materiale artificiale, particelle grandi come un globulo rosso. Alcuni sono stati identificati come polipropilene, materiale con cui vengono realizzati prodotti come le bottiglie di plastica e altri come materiale sintetico verniciato. 5 particelle sono state trovate nella parte di placenta attaccata al feto, 4 nella parte attaccata all'utero materno e 3 dentro le membrane che avvolgono il feto stesso. I rischi per la salute dei bambini ancora non si conoscono. È noto, grazie a alcuni studi, che la plastica potrebbe alterare il metabolismo dei grassi. Inoltre, la risposta del corpo e del sistema immunitario può cambiare ed essere diversa dalla norma. Ancora non si conosce la via di accesso di queste sostanze nel nostro corpo. Sostanzialmente gli ingressi sono due. Il primo consiste nell'apparato respiratorio, quindi il circuito ematico. Il secondo invece nell'alimentazione, quindi via intestino. Per fare solo un esempio, basti pensare alle vaschette in cui viene confezionato il cibo nei supermercati. Quindi l'uomo, nel corso della sua esistenza, ha agito distinto, rimanendo indifferente alla natura e al proprio pianeta. Dunque, le scelte dell'essere umano, dettate dalla superficialità e dall'egoismo, hanno scatenato disastri ambientali che non solo hanno influito sul mondo, ma anche sulla sua popolazione, talvolta causando anche morti e generando un caos assordante che purtroppo l'uomo non è ancora in grado di comprendere. Le scelte apparentemente banali dell'uomo, come abbiamo potuto vedere, hanno scatenato il cosiddetto effetto farfalla, ovvero un susseguirsi di eventi che ha dato origine ad un fenomeno avente una dimensione ben maggiore del singolo evento che l'ha innescato, il caos, il quale con l'avvento del coronavirus è aumentato notevolmente. Il lockdown però ha aiutato a diminuire la confusione nel mondo, ristabilendo regolarità grazie agli effetti positivi che si sono verificati in natura, proprio perché l'uomo non ha potuto fare delle scelte. Il coronavirus ha portato il lockdown in molti paesi del mondo. Questo ha causato una crisi economica. Tuttavia, non ci sono solo aspetti negativi, bensì anche positivi, che riguardano l'ambiente. Ad esempio, il miglioramento della qualità dell'aria, dovuto al minor utilizzo dei mezzi di trasporto. Il secondo aspetto, sempre riguardante la qualità dell'aria, è grazie alle compagnie aeree che hanno sospeso i voli. Questo ha portato a una riduzione delle emissioni e quindi aria più pulita. Un altro aspetto positivo è stato il calo delle emissioni di gas serra e le riduzioni delle emissioni di carbonio, portando anche a un calo dell'inquinamento atmosferico e alla diminuzione dell'inquinamento acustico. Un altro effetto positivo è stato messo in luce dalle bellissime foto di Venezia che stanno spopolando sui social network. L'acqua dei canali è infatti così chiara da permettere di vedere i pesci che nuotano sott'acqua. Questo è dato dalla riduzione di sostanze inquinanti prodotte dalle barche a motore e dalle crociere. Un altro effetto positivo è quello dell'avvicinamento della fauna selvatica alle città, come ad esempio l'avvicinamento dei fenicotteri nella città di Milano. L'effetto farfalla è costantemente presente nella nostra vita e come abbiamo visto negli esempi e nelle scene, tutto dipende dalle nostre scelte. La proposta di lavoro che Giuseppe ha accettato e che si presentava come un'opportunità apparentemente positiva ha invece scatenato un effetto domino che lo ha portato alla solitudine e allo sconforto. Per questo è bene riflettere sulle nostre decisioni, perché possono avere ripercussioni imprevedibili su di noi e su chi ci circonda. Nella vita non siamo mai certi degli effetti che anche le più insignificanti decisioni possono scatenare. Il più piccolo evento potrà causare una catastrofe, o al contrario qualcosa di infinitamente bello. Nonostante ciò, ognuno di noi può e deve cercare di costruire tramite i piccoli gesti un futuro migliore. Perché tutti sono padroni del proprio destino e assumendoci le nostre responsabilità, ponendoci degli obiettivi e rimanendo determinati, un giorno realizzeremo i nostri sogni.